La Regione Marche ha voluto ricordare la figura dell'indimenticato e compianto medico marchigiano Carlo Urbani. Le nostre interviste all'assessore regionale Fabrizio Cesetti e al presidente dell'Associazione Italiana Carlo Urbani, nonché figlio del compianto medico Tommaso Urbani. È necessario, direi, ricordare questa straordinaria figura di uomo marchigiano, la cui storia di vita e professionale ci racconta di una straordinaria passione che noi abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani. Lo abbiamo ancora di più in questi tempi difficili, dove non si parla, come parlava Urbani, della solidarietà. Della solidarietà, dell'accoglienza, della necessità di dedicare parte della nostra vita agli altri. Quindi in questi tempi difficili è opportuno coinvolgere intorno a questi valori i giovani che saranno la futura classe dirigente di questo paese. È una vita importante, impegnativa, non solamente per noi come famiglia, ma anche per chi collabora con l'associazione, per chi entra in contatto con la figura di mio padre. Quindi, impegnativa, però allo stesso tempo è molto bella, devo dire, perché in questi anni abbiamo scoperto tantissime realtà, tantissime persone che vogliono interessarsi, ma soprattutto cercare in qualche modo di ricordare la figura di mio padre e soprattutto di portarne avanti i valori, gli ideali, ovviamente in modo diverso, perché ovviamente mio padre era un medico, ma non vuol dire che le azioni che svolgeva non possano essere portate avanti da altre realtà, da altre persone. Quindi la voglia, la passione che ci mettono amici, istituzioni, le scuole soprattutto, scuole e ragazzi sono state una rivelazione impressionante, e continuano ad esserlo, dai bambini fino ai licei e all'università, quindi veramente una cosa splendida. Il premio Carlo Urbani è stato istituito nel 2010 in occasione del decimo anniversario della scomparsa di mio padre. È stata un'idea. Durante le celebrazioni del decimo anniversario era presente l'onorevole Laura Boldrini, allora Presidente della Camera, e aveva lanciato quest'idea che noi abbiamo raccolto, abbiamo ovviamente sviluppato negli anni. Quest'anno siamo alla quarta edizione e le borse, che sono tre, sono per figure sanitarie, quindi medici, biologi, infermieri, che vogliono intervenire, lavorare, operare nell'ambito sanitario o in paesi in via di sviluppo dove ci sono necessità, ma anche in altre realtà. Sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo collaborato con Intersos, che è una ONG italiana basata a Roma, in Italia.